non arriva nessuno, no, perché? Dammi il numero. Il rumore assordante dell'acqua e quella sensazione di panico e di sciagura imminente, unite al terrore di essere travolti da una marea di fango che passava a pochi metri dalla casa. La famiglia Anniballi non se la scrolleranno mai più di dosso. La loro casa, costruita con i sacrifici di una vita, a fine luglio scorso, è stata invasa da tronchi e acqua, portati da un fosso che in pochi minuti si è trasformato in un fiume in piena, che tutto travolge e tutto porta via. Siamo tornati al fosso delle Caminate, dove poco più di un anno fa qui c'era veramente una situazione disastrosa. La famiglia Anniballi, proprietaria della casa alle mie spalle, vive da allora una condizione ancora di paura e di terrore tutte le notti, perché se il fosso delle Caminate tornasse ad avere la portata d'acqua che aveva a luglio dell'anno scorso, sarebbe veramente qualcosa di pauroso. La zona presenta ancora i segni della furia devastante dei tronchi e dell'acqua di quel 26 luglio del 2014. Come fai a essere tranquillo? Perché quella volta ha visto che danno ha avuto, e poi se mi ricapita a me, io non so dove andare a sbattere la testa, perché io i lavori che ho fatto sono contento alla gente di pagarli. Certo. I soldi uno che lavora li deve avere, non è che... Facciamo un giro con lui attorno al fosso e i tronchi sono lì, minacciosi e pericolosi, anche se il signor Fabio la soluzione l'avrebbe. Ognuno pulisca il suo, come si faceva una volta. Nel fosso ci sono tutti gli alberi, molti alberi di traverso grossi che portano molto pericolo per il ponte, perché sarà dal ponte un chilometro. Che questo, si ritorna alle piogge come l'altra volta, vengono giù tutti e si fermano lì sotto il ponte e l'acqua dopo è costretta a fare quel danno che ha fatto l'altra volta. Ora la famiglia Anniballi, per dormire sonni tranquilli, chiede che chi di dovere faccia il suo, perché loro il possibile lo hanno già fatto ed è tutto ciò che gli rimane.